Voglio essere decisa e schietta e quindi le aspettative e le speranze per questo mondiale le racchiudo in tre punti. Il primo punto è quello più importante a parer mio, che è quello di riuscire a tenere la pedana come abbiamo fatto durante tutto l'anno. Il secondo punto indubbiamente è la qualifica olimpica e il terzo è quello secondo me un po' più patriottico ed è quello di riuscire a far suonare l'inno della nostra nazione come abbiamo fatto durante tutto l'anno in tutti i palazzetti in cui siamo state. Quest'anno le prime tre squadre classificate ai mondiali di Sofia saranno già qualificate per le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Il nostro obiettivo è sicuramente cercare di portare a termine i nostri esercizi nel migliore dei modi, come abbiamo dimostrato in tutte queste gare. E siamo molto cariche e ci stiamo preparando, cercando di preparare al meglio. E sicuramente noi siamo una squadra molto unita in questo momento, in questo periodo dell'anno e abbiamo preso anche tanta tanta forza da queste ultime gare che sono andate molto bene. E niente, speriamo di fare veramente bene perché dopo tutto il lavoro fatto quest'anno, ci meritiamo veramente di fare una bella gara, soprattutto per noi stesse anche. Il nostro obiettivo è quello di prendere questa medaglia molto importante. Noi siamo super cariche, siamo pronte, non vediamo l'ora di scendere in pedana e abbiamo anche delle bellissime sensazioni positive dalle ultime gare Coppe del Mondo fatte e daremo ovviamente il massimo per arrivare lì pronte, cariche e positive. In palestra c'è un clima molto positivo perché quest'anno è stato tutto un crescendo, avendo anche esercizi molto più potenti e ancora più competitivi rispetto all'anno scorso. Siamo molto determinate e convinte che se faremo bene la soddisfazione arriverà. Allora, questo è il mio secondo mondiale, però il primo in questa fantastica squadra, in quanto comunque ho partecipato ai mondiali di Stoccarda nel 2015. E, che dire, sono emozioni incredibili, però non vedo l'ora di provarle sotto un'altra veste con tutte le mie compagne. Auguro alla mia squadra di riuscire a vivere questa esperienza nel modo più bello e sereno possibile perché il lavoro che abbiamo fatto durante tutto l'anno ci porterà a essere quel giorno decise, convinte, grintose e ad affrontare questa gara al massimo e sono sicura che i nostri sguardi, i nostri occhi quel giorno saranno infuocati e faranno accendere tutto il palazzetto e tutto il pubblico. Quindi io sarò con voi, stringerò le vostre mani prima di entrare come ho sempre fatto e sarà meraviglioso, ne sono sicura. Auguro alla mia squadra veramente tutto il meglio e sono sicura che insieme ce la faremo. In bocca al lupo a noi. Auguro alla mia squadra di raggiungere l'obiettivo che insieme ci siamo poste, tutte 10, perché anche le altre ci seguiranno, le riserve, e ci supporteranno come hanno fatto durante tutto il corso dell'anno. In bocca al lupo a noi e speriamo bene. Ora auguro alla mia squadra di vivere questo mondiale al meglio e di godersi ogni singolo momento perché io veramente le amo queste ragazze e stare con loro per me è veramente un onore perché sono fantastiche. Auguro alla mia squadra di affrontare questa gara con con una mentalità serena, ma al tempo stesso molto concentrata e determinata perché stiamo lavorando e abbiamo lavorato tutto l'anno e possiamo farlo. Auguro alla mia squadra di entrare con la stessa carica provata durante tutto l'anno in quella pedana così importante e di andare sempre convinte e accanite verso l'obiettivo.